Esordio casalingo coi fiocchi per l'Hockey Club Pistoia, Serie A2 su Prato, che ha battuto il superba Genova per 4-3 ed è volato in testa al campionato da solo a punteggio pieno. Il successo della squadra di Filippo Treno, al termine di una partita divertente e ricca di colpi di scena, è stato caratterizzato dalle reti di Natali, Giordano, Mascia e Menichini. Pistoia avanti 3-1, ma raggiunta dai Liguri che a metà del secondo tempo si sono portati sul 3-3. Nel finale incandescente è poi arrivato il gol partita di Menichini a regalare una grande gioia agli arancioni. Ottimo il debutto del malese Sandra Casi, autore di un'eccellente prova, condita da due assist. Sì, un campionato che è cominciato bene, comunque si è talmente livellato che bisogna soltanto pensare partita dopo partita. Oggi è stata una grandissima prova di forza e di intelligenza perché siamo riusciti a recuperare una partita che sembrava che ci fosse sfilata di mano. Il giocatore nuovo Raju Sandrakaji si sta inserendo, però sta facendo un pochino fatica su questo campo, ora vediamo sabato prossimo a Pisa. Senti, una partita che si è infiammata nel finale, no? Sì, ma infatti questo è uno sport che fino all'ultimo secondo è tutto aperto, perché con le punizioni di angolo corto e questa palla che può essere giocata 2 contro 1 con molta velocità è molto facile subire dei gol, infatti avere delle ottime difese fa sempre vincere i campionati. Punteggio pieno a Pisa, con che morale, con che stimoli andate? Allora, Pisa è una partita delicata perché è un derby, noi tutte le volte che andiamo a Pisa diamo l'anima, Pisa farà la stessa cosa e sicuramente sarà una partita entusiasmante che noi comunque andremo lì con l'idea sicuramente di non perdere.